considerare qua sull'edizio, perché è importante, perché il 48 ottobre per la comunità, perché dando questa informazione al Parlamento elettronico noi abbiamo un ulteriore meccanismo di sicurezza. Infatti se per caso ci accorgiamo che qualcuno, la prossima volta che ci commettiamo, qualcuno si è connesso nel nostro account da Milano, ad esempio l'informazione qui è l'ultimo collegamento è stato in questa data, quest'ora, da questo luogo, no? Da Palazzo, se scopriamo che qualcuno ieri si è connesso con il nostro account da un'altra città, da Milano, ci veniamo evidente conto che ci deve essere stato una penetrazione nel sistema di sicurezza. Allora quello che facciamo è poter cliccare immediatamente sul bottone che segnala il dato sospetto. Questo è un ulteriore livello di sicurezza tra tutti quelli che abbiamo introdotto, perché non finisce mai il sistema di proteggere se stesso. Fatto questo, l'utente si trova a poter scegliere tra entrare nell'assemblea della Regione Lazio o nell'assemblea interna del Movimento 5 Stelle Lazio. Ovviamente quando se il sistema sarà esteso a più ambiti, quindi non solo regionale ma anche comunale e municipale, ci sarà apparirà anche il bottone del proprio comune, ad esempio Roma, assemblea del comune di Roma, che è quello del proprio municipio locale, quindi assemblea del secondo municipio, terzo municipio. Questo è automatico per un utente, cioè che vuol dire che se io sono un cittadino romano, automaticamente mi appariranno il bottone dell'assemblea del Lazio, il bottone dell'assemblea del comune di Roma e il bottone del mio municipio. Se io sarò un cittadino della Sicilia, mi apparirà Palermo, mi apparirà l'assemblea della regione Sicilia, il comune di Palermo e il mio quartiere. Lo stesso per la Lombardia, cioè il sistema fornisce esattamente tre aree per ogni cittadino che sono quelle geografiche, cioè la regione del cittadino, il comune dove il cittadino risiede e il municipio dove il cittadino risiede. Lo stesso